Ciao e benvenuto. Eccoci oggi a commentare tutte quelle che sono le novità per quel che riguarda Equitalia, il decreto legge 146 del 21 ottobre del 2021. Allora, queste novità vanno ad impattare su tre aspetti fondamentali. Ho preparato anche, come puoi vedere qui, una mappa concettuale che ci potrà aiutare e ti faccio anche vedere che comunque tutto questo contenuto lo potrai trovare anche all'interno di un articolo del blog di CFC Legal. Ti metterò poi all'interno del video comunque i link per poter accedere sia al blog e sia anche per poter scaricare direttamente la mappa. Torniamo però alla mappa. Allora, innanzitutto sono Carlo Carmine, founder del gruppo CFC Legal, e da oltre ormai 20 anni insieme all'avvocato Simone Forte aiutiamo professionisti e imprenditori a gestire il proprio debito fiscale. Scendiamo però adesso un pochettino nel dettaglio. Come ti dicevo, le novità sono davvero tante, anche se c'è stata una piccolissima e semplice modifica per questo decreto legge. Si possono dividere in tre macro argomenti: pagamento delle cartelle, le rateizzazioni delle cartelle e la rottamazione ter. Adesso mi faccio un pochettino più piccolino per dare magari un poco più di forza e grandezza direttamente alla mappa concettuale. Allora, spero che tu possa vedere, ma nessun problema, perché comunque, come ti ho detto, potrai tranquillamente scaricare la mappa e anche accedere al blog. Partiamo dall'aspetto numero uno: pagamento delle cartelle. Qui dobbiamo fare una grande distinzione. Come ben sai, dal 1 settembre del 2021 è ripartita l'attività di Agenzia delle Entrate Riscossione, quindi la notifica delle cartelle. Che cosa è accaduto? Che chiaramente il governo, opposizione, piuttosto che la maggioranza, stavano discutendo su come dare un pochettino più di respiro agli imprenditori o comunque ai contribuenti per poter pagare queste cartelle, ricordandoci che veniamo comunque da una sospensione dell'attività di Agenzia delle Entrate Riscossione da ben l'8 marzo del 2020, quindi più o meno un anno e mezzo di assoluto stop per quel che riguarda le notifiche e l'attività di riscossione, quindi pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, o come la chiamiamo sempre, la ex Equitalia. 1 settembre sono ripartite le notifiche. Che cosa ha previsto questo decreto? Innanzitutto, numero uno, in via del tutto generale, ricordiamo che l'attività non è ripartita notificando tutte le cartelle, ma ha iniziato a scaglionare quelle che sono le cartelle, comunque più o meno gli atti in generale, più che solo le cartelle, quindi intimazioni di pagamento piuttosto che anche le cartelle, comunque 1 milione di atti al mese. Già sono dei numeri impressionanti, sono stati scaglionati. La stragrande maggioranza arriveranno comunque nel 2022. Però è anche vero che già iniziano ad essere notificate sia le cartelle che le intimazioni di pagamento. Parliamo solo in questo momento di cartelle esattoriali, perché le intimazioni di pagamento, lo anticipo comunque, purtroppo, se ti dovesse essere notificato un'intimazione di pagamento, tutto quello che stiamo dicendo non serve a nulla, in quanto dovrà essere pagata in 5 giorni. Per quanto riguarda invece le cartelle, ci sono delle novità grazie a questo decreto legge. La vediamo qui in alto. Le cartelle notificate dal 1 di settembre del 2021 al 31 dicembre potranno essere pagate in 150 giorni. Ma attenzione ad una cosa, perché se è vero che la cartella che magari ti potrà essere notificata domani fino al 31 dicembre del 2021 potrà essere pagata in 150 giorni, ricordati che avrai sempre 60 giorni di tempo per fare ricorso. Per le cartelle notificate invece dal 1 gennaio del 2022 si ritornerà a poter pagare queste cartelle di nuovo entro 60 giorni, mentre il termine per fare ricorso resterà, come già lo è per queste cartelle notificate fino al 31 dicembre, sempre solo di 60 giorni. Questa è la grande novità per tutte le cartelle notificate da qui al 31 di dicembre 2021. Ricapitolando in maniera abbastanza semplice, fai attenzione perché le nuove cartelle che ti saranno notificate in questi giorni avrai tempo 150 giorni per pagarle. E c'è quasi un assurdo, perché
a cavallo di fine d'anno, diciamo, è quasi auspicabile che ti venga notificata una cartella il 31 dicembre, adesso esagero, piuttosto che il 1 gennaio, in quanto se la cartella ti viene notificata il 31 dicembre avrai ben 150 giorni per pagarla, se ti viene notificata il giorno dopo, si accorcia il tempo, avrai solo 60 giorni. Andiamo a vedere invece la questione un po' più complessa per quel che riguarda la rateizzazione delle cartelle. Qui c'è una grande differenza, faccio di nuovo la mappa mentale un pochettino più grande, così magari la guardiamo insieme. Rateizzazione delle cartelle. Qui dobbiamo fare una grande distinzione. Il momento più importante da tenere in mente come data è quella dell'8 marzo del 2020. Che cosa significa? Che se avevi un piano di rateizzazione in essere all'8 marzo del 2020, che cosa è stato previsto con questo decreto legge? Che puoi anche saltare fino a 18 rate per non decadere dal piano di rateizzazione. Che cosa significa? Facciamo un esempio. All'8 marzo 2020 avevi appena fatto un piano di rateizzazione, dovevi versare la prima rata, facciamo finta, il 9 marzo del 2020. Ecco, se non hai versato neanche una rata dall'8 marzo 2020 fino al 31 ottobre del 2020, poco male, l'importante è che il 31 ottobre 2020 tu possa versare una rata, in questo modo non avrai superato le 18 rate. Se invece all'8 marzo del 2020 avevi già saltato una rata, o avevi saltato due rate, o avevi saltato tre rate, o avevi saltato quattro rate, ricordo che all'epoca il numero massimo era 5 rate, per non decadere dovrai versare il 31 ottobre del 2021 da 1 a 4 rate, in modo tale che il numero massimo di rate non versate resti sempre il 18. Abbiamo parlato adesso del piano di rateizzazione in essere all'8 marzo del 2020, quindi vuol dire che già avevi fatto richiesta di rateizzazione. Andiamo a vedere il secondo caso. Istanze richieste fatte successivamente all'8 marzo del 2020 e istanze che verranno fatte fino al 31 dicembre del 2021. Che cosa accade per questo? Che non vale più il numero di 18 rate, ma le rate che non devi saltare, numero totale, per decadere dal piano di rateizzazione sono 10. Quindi fai molta attenzione, il numero 18 vale solo per i piani di rateizzazione che già avevi in essere all'8 marzo, il che vuol dire che avevi fatto una richiesta antecedente. Per le richieste di rateizzazione successive all'8 marzo del 2020, il numero di rate che non puoi saltare sono 10. Fai molta attenzione, c'è un altro aspetto di cui devi tenere in considerazione, che il versamento non è posticipato al 31 di ottobre, ma al 30 settembre del 2020. Attenzione, perché qui non bisogna fare confusione, è un aspetto molto importante. Ulteriore aspetto, per i nuovi piani di rateizzazione che chiederai dal 1 gennaio del 2020 si ritorna al passato. Che cosa significa? Che per i piani di rateizzazione ottenuti e richiesti dal 1 gennaio 2022 il numero di rate massimo che potrai saltare anche in modo non consecutivo ritorna ad essere di 5. Ricapitolando, piano di rateizzazione già richiesto l'8 marzo del 2020, quindi vuol dire che già era stato richiesto, 18 rate che puoi non versare senza decadere. Rateizzazioni e piani richiesti dopo l'8 marzo fino al 31 dicembre 2021, quindi di questo anno, il numero di rate massimo che puoi saltare senza decadere 10. Per quanto riguarda i piani di rateizzazione invece ottenuti e richiesti dal 1 gennaio del 2022 si torna al passato, numero di rate massimo che puoi saltare senza decadere 5, un poco come eravamo già abituati. Andiamo invece sul terzo aspetto di questo decreto legge 146, che riguarda invece la rottamazione ter.
Che cosa accade? C'è stata una riemissione in termini, quindi vuol dire che grazie a questo decreto tutte le persone che non sono riuscite a pagare per qualche motivo le rate, comunque ti ricordo di luglio e le rate di settembre, quindi che comunque riguardavano il periodo 2020, possono essere pagate nuovamente direttamente entro il 30 novembre del 2021. Attenzione ad una cosa, che sempre il 30 novembre del 2021 dovrai pagare anche tutte le rate del 2021. Questo che cosa significa? Che fondamentalmente questo giorno sarà un giorno davvero difficile, perché ricordiamoci che più o meno, anzi no più o meno, che ogni rata della rottamazione ter corrisponde a un 5% del tuo debito rottamato. Che cosa significa? Ipotizziamo che tu avevi un debito con l'Agenzia delle Entrate riscossione di 130.000 euro, che grazie alla rottamazione ter l'importo di 130.000 euro, quindi decurtando le sanzioni e gli interessi, era diventato di 100.000 euro, vuol dire che ogni rata corrispondeva più o meno al 5%. Non più o meno, ma esattamente il 5%. Che cosa significa? Che chiaramente il 30 novembre dovrai versare 4 rate al massimo, se non sei riuscito a pagare quelle di luglio e di settembre, però questo è il massimo, quindi vuol dire 4 rate per il 5%, 20% del debito. Nell'esempio che abbiamo fatto, 20.000 euro. A queste dovrai aggiungere le altre 4 rate del 2021, quindi un ulteriore 20%. Attenzione ad una cosa, che la remissione in termini è solo per le persone che non sono riuscite a pagare le rate del 2020 per luglio del 2021 o entro settembre del 2021. Per chi invece purtroppo era già decaduto nel 2019 non c'è nessuna remissione in termini. Allora, ti ricordo che potrai scaricare comunque questa mappa, lo potrai fare sia direttamente qui al link o comunque all'interno dell'articolo che troverai nel nostro blog su cfclegal.it, e fai molta attenzione, perché quello che stiamo vedendo è che purtroppo ormai siamo agli sgoccioli, siamo insomma quasi vicini al 31 dicembre e come visto dal 1 gennaio del 2022 si ritorna esattamente al passato. Ricapitolando, vengono meno tutte le agevolazioni che sono state previste da un lato per il pagamento delle cartelle notificate dal 1 di settembre del 2021 al 31 dicembre 2021, che hanno dato 150 giorni. Le cartelle notificate dal 1 settembre 2022 avranno solo 60 giorni di tempo per essere pagate. Altro aspetto, abbiamo visto che c'è stata un'agevolazione per le rateizzazioni in essere all'8 marzo del 2020, avrai 18 rate che potrai saltare non consecutive con il versamento entro il 31 di ottobre. Per invece le rateizzazioni richieste dopo l'8 di marzo, il pagamento era il 30 di settembre con 10 rate al massimo non versate per non decadere. Per invece le rateizzazioni concesse e ottenute dal 1 gennaio del 2022 si torna al passato e quindi saranno solo 5 rate. Aggiungo un'altra cosa importante, che devi fare molta attenzione al termine del 30 novembre, perché una volta decaduto dalla rottamazione ter, purtroppo nell'esempio che abbiamo fatto precedentemente, sarai debitore immediatamente non solo più delle rate che magari non sei riuscito a versare, ma dell'importo originario, quindi nell'esempio precedente dei 130.000 euro, e purtroppo potrai immediatamente ricevere un'aggressione da parte di Agenzia delle Entrate riscossione per incassare tutta la cifra. Spero che questo video ti sia piaciuto, se vuoi condividilo, e comunque mi raccomando segui sempre il nostro canale per avere ulteriori novità, e anche il nostro blog dove cerchiamo sempre di dare tanto tanto contenuto. E ti ricordo comunque di fare attenzione ad una cosa, che la soluzione esiste, non lo dico io, lo dice il Ministero di Economia e delle Finanze, che afferma, numeri alla mano, che comunque nel 50% dei casi, in maniera parziale o in maniera totale, quindi chiaramente a seconda delle condizioni e dei vizi riscontrati,
i giudici tributari danno ragione comunque al contribuente, all'imprenditore. Ripeto, spero che questo video ti sia piaciuto, ci vediamo al prossimo con tante nuove novità. Ciao e a presto!